Salvatore Foti, che arriva a Piacenza una stagione non positiva, quindi con grande voglia di fare. Sicuramente arrivo qui dopo l'annata scorsa a Treviso, dove ho avuto parecchi problemi. Sicuramente ho cercato in questi 6 mesi alla Sampdoria, dato che c'era poco spazio, fa solo una panchina, di azzerare tutto, di iniziare a lavorare, di continuare a lavorare e imparare da grandi giocatori, soprattutto in attacco, come Pazzini, Cassano. Mi sono fatto dare comunque qualche consiglio in generale e vengo qui con una gran voglia di fare bene e di tornare quello che ero fino a un anno e mezzo fa, quando il primo anno di Sampdoria e i 6 mesi di Vicenza. È una grande promessa del calcio italiano, una promessa finora mancata perché? Mancata per l'anno scorso, perché se l'anno scorso fossi andato in una società seria, con un ambiente tranquillo e con un allenatore serio, non si sarebbe parlato di tutto ciò. Sarei stato comunque. Sicuramente è stata ancora una promessa che stava facendo bene. Il campionato dell'anno scorso mi ha penalizzato per i tanti motivi e le situazioni che sono state create a Treviso. Dunque, da parte mia, so che non sono uno stupido e non ero un fenomeno prima. Ci vuole un certo equilibrio. Gli appellativi, diciamo, li danno i giornalisti quando ti etichettano come un grande giocatore o quando è uno stupido, diciamo. Io sono tranquillo e ho tanta voglia di fare Lei è una punta centrale, quali sono un po' le sue caratteristiche? bene. Hai sempre giocato come punta centrale, o col 4-4-2 o col 4-3-3, dando punto di riferimento alla squadra. Ho fatto in diversi modi, nel senso che a Vicenza, a Genova, giocavo alle spalle di gente come Svuok e Flag, che sono bravi ad attaccare la profondità. Io facevo il punto di riferimento e tenere il palo. Una punta centrale, caratteristiche di una punta centrale.